Buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar, grazie di essere qui con noi, ma soprattutto la domanda è perché ci troviamo qui? Oggi è il 7 giugno, domani, anzi tra poche ore, è l'8 giugno. Segniamoci bene questa data, è vero che mancano pochissime ore, ma è la giornata mondiale degli oceani. Cos'è la giornata mondiale degli oceani? Perché è così importante? Cercheremo di fare un discorso che sia chiaro per tutti, anche per me, sull'importanza appunto degli oceani e dei nostri mari. Allora, non voglio perdere altro tempo, lascio la parola immediatamente al presidente ISPRA, Stefano Laporta. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti i relatori che si susseguiranno nel corso dell'incontro, buon pomeriggio a chi ci sta seguendo online. Domani, 8 giugno, giornata mondiale degli oceani, a ricordarci, come ci ricorda spesso Papa Francesco, della nostra casa e aggiungo che il mare della nostra casa è una parte fondamentale, spesso non abbastanza curata, a volte trascurata, una stanza della quale ogni tanto ci dimentichiamo. Ciò che vediamo sulla terra è visibile, mentre ciò che vive nel mare il più delle volte non lo è. E per questo però non abbiamo motivo di trascurarla o di considerarla meno importante. L'essenziale è ciò che è invisibile agli occhi, diceva il piccolo principe di Saint-Exupéry. Infatti, essenziale è tutto ciò che l'elemento mare ci offre e che non è solo di natura ricreativa. Noi spesso ci preoccupiamo del mare in procinto delle vacanze, o pensiamo al mare e all'oceano come un luogo ideale della nostra mente, della nostra immaginazione, per capire qual è il suo magari tasso di inquinamento, per capire in procinto delle vacanze qual è il mare più sicuro, quello più pulito nel quale andare. In realtà il mare è molto, molto di più. Gli oceani sono appunto un patrimonio inestimabile di biodiversità e rappresentano una fonte di vita irrinunciabile, una fonte di sostentamento che abbiamo il dovere di custodire e anche di preservare. Stiamo vivendo una fase di ripresa e di rilancio del nostro paese. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto interventi per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini. Questo ce l'ha ricordato anche qualche giorno fa il ministro della Transizione Ecologica, Cingolani, che ha sottolineato come nel cosiddetto Recovery Plan, in particolare la missione 2, cioè quella relativa alla transizione ecologica, preveda un grande progetto per il monitoraggio del nostro mare, per invertire la rotta, è il caso di dire, del degrado degli ecosistemi marini e per garantire attività legate al mare fondamentali non solo per le aree costiere, quali la pesca, il turismo e l'alimentazione. E quindi mi auguro che questa giornata non sia solo una celebrazione, non sia solo un arco temporale ristretto alle 24 ore, ma rappresenti uno stimolo, una sfida e un impegno a lungo termine per tutelare e in certi casi salvare il nostro mare, forse anche da noi stessi, forse anche dall'uomo, che il più delle volte è la causa prima del degrado. Nello scorso anno, durante il lockdown e quindi ad attività antropiche quasi azzerate, abbiamo visto alcune specie marine riappropriarsi del loro elemento naturale, avvicinarsi laddove prima non osavano, dove non le vedevamo da diverso tempo, vivere indisturbate dall'uomo. E quindi questo ci insegna che, superato il lockdown, dovremo imparare a convivere nuovamente con la biodiversità marina e a rispettarla. E abbiamo il dovere questo di farlo soprattutto per le generazioni future, alle quali abbiamo il dovere di consegnare un pianeta migliore o perlomeno nelle stesse condizioni nelle quali lo abbiamo trovato noi. Allora, buona giornata degli oceani a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente. Adesso do il benvenuto al sottosegretario del Ministero per la Transizione Ecologica, Ilaria Fontana. Buonasera, benvenuta. Salve a tutti, ringrazio gli organizzatori della possibilità che comunque mi hanno dato nel portare i miei saluti istituzionali e un mio piccolissimo contributo. Ogni volta che si va a festeggiare, commemorare, ricordare una giornata, vuol dire che il tema che la giornata tratta è un tema importante. Quello dell'8 giugno, la giornata mondiale degli oceani, ovviamente è un tema fondamentale per la biodiversità, ma per la nostra vita stessa. Come per tutti gli ambienti, anche la conservazione dei mari e degli oceani necessita di due requisiti fondamentali che sono interconnessi tra di loro:
la conoscenza e la tutela. Quindi è indispensabile avere da un lato la massima comprensione della struttura degli ecosistemi e delle dinamiche che li governano, dall'altra delle proprie pressioni a cui vengono sottoposte e degli impatti che provocano. Noi oggi assistiamo a uno dei problemi principali dei nostri mari, che è proprio il problema dei rifiuti in mare, soprattutto il problema della plastica. Quindi noi vediamo queste immagini che talvolta ci indignano, ci fanno arrabbiare, di specie di uccelli, di tartarughe che muoiono perché vengono soffocati da un sacchetto di plastica. E poi c'è un altro tema, non assolutamente di minore importanza, che è proprio il problema delle microplastiche, del fatto che le microplastiche entrano a far parte della nostra catena alimentare. Basti pensare che l'essere umano che mangia veramente pesce ingerisce in media circa 5 grammi di plastica a settimana. Dall'altra parte, i dati che derivano dalle attività di monitoraggio che sono finanziate dall'allora Ministero dell'Ambiente, adesso il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione della direttiva sulla strategia marina e svolte quindi dalle ARPA, hanno ben fotografato la situazione terrificante legata proprio alle microplastiche. Le indagini sulla quantità di rifiuti presenti sulle spiagge italiane hanno mostrato una media di 777 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri di mare. Per farvi capire, l'Unione Europea, come standard, come soglia, per definire una spiaggia pulita, ha definito che ogni 100 metri ci sono stati meno di 20 rifiuti. Quindi capiamo che noi stiamo parlando di un'unità di 777 rifiuti ogni 100 metri. Quindi sicuramente è un percorso sfidante, un percorso virtuoso, ma che necessita di essere affrontato a 360 gradi a partire dalle istituzioni, a partire dai cittadini e ovviamente dal lavoro preziosissimo che fanno quotidianamente le associazioni. Quindi è necessario anche con forza sempre maggiore dare ampio respiro alle politiche e ampia attuazione soprattutto per la conoscenza e la tutela del mare. Noi, il nostro paese aveva già compreso l'importanza della difesa del nostro oro blu nel 1982 con la legge 979, proprio a disposizione per la difesa del mare. E con questa legge noi abbiamo in qualche modo iniziato un percorso all'avanguardia, un percorso virtuoso che poi è stato un esempio anche per altri paesi europei. E con quella legge l'Italia si dotò di quattro formidabili strumenti per la tutela del mare, strumenti che dopo quasi 40 anni sono del tutto attuali e assolutamente importanti. Tra questi c'è stata una rete di osservazione dello stato chimico, fisico, biologico dell'ambiente marino, un database centrale consultabile da tutti in cui raccogliere i dati ottenuti. Poi c'è stato un servizio di pattugliamento delle coste per la prevenzione e il controllo degli inquinanti del mare, una centrale operativa per coordinare gli interventi nel caso di incidenti e le istituzioni di aree marine protette, no? Quindi aree di interesse, di pregio naturalistico che lo Stato va a tutelare. Dopo appunto 40 anni è una legge assolutamente attuale e veramente la tutela delle nostre aree marine protette è centrale proprio anche nell'azione del Ministero della Transizione Ecologica. In Italia il sistema delle protezioni differenziate all'interno delle singole aree protette ha consentito nella maggior parte dei casi, di conciliare la tutela ambientale con lo sviluppo di attività economiche sostenibili. Ovviamente le aree marine protette, la cui tipologia varia ai vincoli di protezione e alle normative di istituzione, comunque tutte hanno come denominatore comune un ruolo strategico nella protezione dell'ambiente marino sotto un profilo naturalistico e anche quello il profilo educativo e culturale. Quindi veramente un approccio a 360 gradi anche nel cambio di paradigma necessario in una sostenibilità culturale e ambientale ed etica, ovviamente. Le aree marine protette hanno anche un'altra funzione strategica,
che è quella di rappresentare un punto di riferimento dello stato dell'ambiente naturale, quindi essere il termine di confronto irrinunciabile proprio per stimare il grado di alterazione indotto dalle pressioni antropiche sugli ambienti marini. In questo senso, ovviamente, è necessario che le nostre aree marine protette svolgano sempre più una funzione di pubblica utilità, una funzione civile, se possiamo dire. E con questo le devono sempre più quindi diventare dei laboratori pubblici in cui verificare e misurare realmente sul campo i danni prodotti dall'attività dell'uomo e contemporaneamente comunque sperimentare misure di contrasto. Le aree marine protette veramente potrebbero svolgere un ruolo importantissimo e fondamentale, in qualche modo possono essere veramente degli strumenti che possono essere considerati un termometro del nostro paese, no? E in cui quindi è un capitale naturale, in cui c'è anche un approccio a 360 gradi per quanto riguarda la biodiversità. Quindi io veramente vi auguro una buona giornata mondiale dell'oceano, mi metto a vostra completa disposizione e vi ringrazio ancora dell'invito. Grazie al sottosegretario Fontana e al presidente Laporta. Adesso voglio farvi vedere una piccola clip, la strategia per l'ambiente marino. Vediamo. Esplicativa e sicuramente di effetto questa clip dalla quale traiamo questa conclusione. Siamo agli sgoccioli con il tempo, ma forse una possibilità ce l'abbiamo ancora. Buonasera, benvenuto a Carlo Zaghi, Direzione Generale Mare e Coste del Ministero della Transizione Ecologica. Benvenuto, direttore. Le chiedo anche in quest'ottica, qual è lo strumento di governance per la protezione del mare? Gli strumenti di governance, possiamo dire, sono due fondamentalmente. Noi abbiamo la strategia per l'ambiente marino, per la protezione dell'ambiente marino, che è una strategia, diciamo, indicata da una direttiva quadro, del 2008 che noi, applichiamo già a partire dal 2011-2012. E il secondo strumento di governance sono le convenzioni internazionali e regionali, ma sempre di convenzioni internazionali si tratta, per regolare, diciamo, gli impatti determinati dalle attività che interessano il mare. La più importante per noi è la Convenzione di Barcellona, che riguarda tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma vi sono anche convenzioni nell'ambito delle Nazioni Unite, come la Convenzione UNCLOS per il diritto sul mare. Sempre più e probabilmente in questo momento particolare della nostra storia, ci rendiamo conto che il mare è davvero un bene comune. Forse il mare richiede strumenti di governance condivisi tra i paesi, perché oltre le 12 miglia di acque territoriali, comunque le nostre attività hanno degli impatti che riguardano tutti i paesi che si affacciano su quello specchio di mare o su quegli oceani. E questa forse è una consapevolezza nuova che obbliga i governi a adottare visioni comuni per garantire risorse che sono indispensabili e che vanno tutelate ad ogni costo. Vi sono alcuni temi su cui non si possono più fare compromessi. Se noi consideriamo che gli oceani, in senso complessivo, contribuiscono per oltre il 30%
all'assorbimento delle emissioni di CO2 del pianeta, è evidente che la compromissione di questo ambiente marino così importante per la lotta che stiamo conducendo, e la lotta contro il cambiamento climatico, diciamo, è in cima a tutte le agende nazionali e anche internazionali, ecco, compromettere l'ecosistema marino e quindi non far sì che questa azione si esplichi nel modo più efficace possibile, compromette anche tutti gli sforzi che stiamo facendo per, appunto, per fare il possibile nel poco tempo che ci rimane. Quindi, certo, diciamo, questi sono gli strumenti di governance. La strategia per l'ambiente marino che abbiamo adottato nell'Unione Europea è certamente uno strumento molto efficace, che non disciplina le attività che hanno un impatto sul mare, ma integra le diverse attività in una visione unica, quindi l'impatto della pesca, l'impatto delle attività estrattive, l'impatto positivo delle aree marine protette, l'impatto dell'acquacoltura, l'impatto dei trasporti marittimi. Tutte queste attività che sono disciplinate da sia norme europee che norme internazionali trovano un quadro di riferimento, un quadro coordinato nella strategia marina. Quindi la strategia per l'ambiente marino è veramente uno strumento molto avanzato e a mio avviso molto efficace per raggiungere in tempi brevi questi risultati di protezione del mare, a condizione che siano completamente condivisi da tutte le forze in gioco. Mi può sottolineare, direttore, che cosa è previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Abbiamo previsto principalmente due interventi. Un intervento rientra nella missione 2, che riguarda la transizione ecologica, ed è un intervento consistente che abbiamo messo a punto insieme all'ISPRA per aumentare la nostra capacità di osservazione, di monitoraggio dei fondali marini, che sono una componente fondamentale dell'ecosistema marino e sono una componente fondamentale sia per il discorso che facevamo prima, cioè capacità di assorbimento della CO2, ma anche per garantire la biodiversità, dell'ecosistema marino. Quindi capacità di osservazione, capacità di monitoraggio, anche per individuare le aree più idonee per creare aree marine protette, che sono riserve di biodiversità marina e che sono fondamentali anche per attività economiche come la pesca. E diciamo, questa attività, che appunto prevede una maggiore strumentazione per osservare, diciamo, i fondali attorno agli 8.000 chilometri di coste italiane, sarà accompagnata anche da un'azione vera e propria, concreta, di ripristino di alcuni fondali maggiormente compromessi o di alcuni fondali marini che possono, con una spesa, diciamo, sopportabile, essere riportati a uno stato di efficienza. E quindi questi interventi, per la verità, sono ancora in corso di studio, alcuni sono interventi più consolidati, altri sono ancora in via di perfezionamento, ma in ogni caso ci sono strumenti e interventi che richiedono investimenti significativi per migliorare lo stato di vita dei fondali. Il secondo progetto, che rientra in un'altra missione che riguarda la mobilità sostenibile, la missione 3, è la misura che noi abbiamo chiamato Operazione Porti Verdi, cioè rendere le strutture, le aree portuali più efficienti sotto il profilo energetico, quindi limitare e ridurre le emissioni di CO2 delle attività portuali, comprese le navi in banchina, e limitare e raccogliere i fumi inquinanti che rendono molto complicata la convivenza tra aree urbane e aree portuali, quindi ridurre l'inquinamento atmosferico e fare tutto ciò che si può per
affinché le attività portuali non contribuiscano alle emissioni di CO2. Quindi un grande intervento di efficientamento energetico, lo possiamo sintetizzare così, dei porti. Questa attività è già iniziata in alcuni porti del sud con i fondi strutturali e verrà estesa ai porti del centro e del nord Italia, i porti importantissimi di Civitavecchia, Genova, Trieste, Ravenna, eccetera, che potranno godere, diciamo, di risorse consistenti per migliorare il loro grado di efficienza sotto il profilo energetico. La ringrazio molto, direttore Zaghi, di essere intervenuto per la sua disponibilità. Le auguro un buon lavoro. Grazie mille. Buonasera. Abbiamo sentito parlare più volte, in questi primi minuti del nostro incontro di strategia per l'ambiente marino. Adesso la parola la lasciamo, diciamo, ai tecnici, ai ricercatori dell'ISPRA e chiamo in causa Erika Magaletti, biologa marina, ricercatrice ISPRA. Benvenuta, buon pomeriggio, benvenuta Erika. Grazie Fabio Gallo e buon pomeriggio a tutti. Proteggere e salvaguardare l'ambiente marino. In che cosa consiste la strategia marina e perché è importante per il nostro paese? I paesi membri dell'Unione Europea sono partiti da una considerazione che le leggi in vigore prima di questa importante direttiva, strategia marina, non erano sufficienti a tutelare la salute dei nostri mari, erano parziali a livello di numero di aspetti considerati e tipologie, erano frammentarie come copertura spaziale, e da qui l'esigenza di concepire una direttiva quadro che ambisce a verificare il grado di funzionamento degli ecosistemi. A cosa serve questa direttiva in pillole? Ci serve ad evidenziare quali sono i problemi ambientali, grazie alle attività di monitoraggio, quindi all'acquisizione di una grande mole di dati, a individuare le azioni da intraprendere per affrontare questi problemi ambientali e a verificare i tempi di risposta, degli ecosistemi marini a queste azioni. Tempi di risposta che non sono sempre facilmente prevedibili. E quindi anche per noi ricercatori, anche per gli scienziati, questa direttiva, oltre che dal punto di vista della governance, estremamente ambiziosa. Abbiamo però la possibilità per la prima volta di acquisire un numero di informazioni che non ha precedenti nella storia dello studio e del monitoraggio dei nostri mari. L'obiettivo finale qual è? È quello di verificare il buono stato ambientale a livello complessivo marino, anche questa è una novità. Quindi dei mari che devono essere sani, produttivi, puliti, basate sul mare, trovando il giusto punto di equilibrio. Quindi questa è l'idea di questa direttiva quadro che entrerà in vigore nel 2008 e per l'Italia l'implementazione è nata nel 2010 con il coordinamento e la responsabilità del Ministero della Transizione Ecologica. ISPRA ha un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico, le attività di monitoraggio vengono svolte dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, quindi ISPRA e agenzie regionali di protezione dell'ambiente, coadiuvate dai principali enti di ricerca e università. In che modo, Erika, viene valutata la qualità dell'ambiente marino? Sì, dicevo, è una direttiva molto articolata che prende in considerazione numerosi aspetti e questi aspetti vengono chiamati descrittori, sono degli elementi qualitativi, ce ne sono ben 11, per ognuno di questi dobbiamo individuare i criteri, i parametri da indagare, le frequenze, le modalità di monitoraggio che devono essere le stesse a livello nazionale, a livello europeo. Quindi abbiamo per essere confrontabili, quindi abbiamo un grosso lavoro di coordinamento anche con gli altri paesi. Alcuni di questi descrittori rappresentano degli aspetti più tradizionali come la presenza di contaminanti nei sedimenti degli organismi o nutrienti, le cose che danno nutrimento al mare per capirci, o alcuni aspetti legati alla biodiversità, tutti conoscono Posidonia oceanica, quella pianta superiore che è così importante per il mare Mediterraneo, che è un habitat importante. Altri rappresentano degli elementi di novità assoluta o perché sono degli
argomenti emergenti e ne parleremo oggi e ne sentiremo parlare anche domani, come i rifiuti marini, come le specie non indigene, altri perché non venivano considerati prima, come ad esempio le reti trofiche e il rumore sottomarino. Questi sono degli aspetti completamente nuovi che sono stati introdotti dalla strategia marina. Riuscire a identificare quindi quali sono le pressioni più significative e quali possono essere le soluzioni più idonee per affrontare. Grazie Erika. Io voglio capire però adesso come si monitora lo stato del mare. Quindi lo chiederò al tuo collega, benvenuto, Giordano Giorgi, fisico e ricercatore ISPRA. Grazie. Come si fa Giordano a monitorare il mare e che tipi di monitoraggio state effettuando? Sì, grazie Fabio e buongiorno a tutti voi. Beh, innanzitutto una delle strumentazioni che vengono utilizzate e che sono fra l'altro quelle che sono state utilizzate per prime è attraverso le navi oceanografiche, ovvero sia sono delle imbarcazioni dotate di strumentazioni particolari e specifiche per il mare. Noi del mare abbiamo un'idea soprattutto legata alla sua estensione, alla sua dimensione orizzontale, quindi un'estensione assolutamente non banale, in particolare per l'Italia che sta su tre mari, l'Adriatico, lo Ionio e il Tirreno. Ma il mare ha una dimensione verticale altrettanto non banale, si pensi che il Tirreno ha una profondità media di 2000 metri con picchi di 3500-3600 metri. Ci sono montagne sottomarine, canyon, è tutto un ambito assolutamente poco noto, perché basti pensare che conosciamo molto più in dettaglio il suolo lunare che il nostro fondo del mare. Le navi oceanografiche, dicevo, sono dotate di strumentazioni come ad esempio le sonde, che sono di fatto dei cilindri che vengono calati attraverso delle funi, dei verricelli, e monitorano e misurano la temperatura, la salinità, l'ossigeno disciolto. Sono tutti parametri che servono a capire come poi le masse marine si muovono, queste masse d'acqua, perché al di là del moto ondoso, quindi di quello che noi siamo abituati a vedere dal punto di vista così superficiale, in realtà l'acqua del mare anche a notevoli profondità si muove con delle velocità molto basse, nell'ordine di centimetri al secondo, in alcuni casi si arriva a metri al secondo, ma questo movimento è essenziale perché determina un trasporto di nutrienti e di ossigeno che rende poi possibile la vita sul fondo del mare. Noi dobbiamo pensare ad esempio che in passato e per lungo tempo si è pensato che sotto i 600 metri non ci fosse alcuna forma vitale, cosa che poi è stata smentita assolutamente, e invece il fondo del mare è assolutamente popolato e con le strumentazioni che noi oggi abbiamo, sia attraverso ad esempio dei veicoli che vengono teleguidati mediante dei cavi attaccati alle navi oceanografiche, i cosiddetti ROV, Remote Operating Vehicle, oppure ad esempio attraverso gli ecoscandagli, noi riusciamo con il riflesso delle onde sonore ad avere una rappresentazione di quello che è il fondo del mare, e poi attraverso le riprese televisive riusciamo anche ad avere una verità di quello che possiamo presupporre essere l'habitat e il fondo marino. Scusami Giordano, quando dici noi riusciamo, intendi come dire voi scienziati in termini di tecnologie dedicate a livello mondiale, globale, o noi anche come Italia proprio? No, noi assolutamente come Italia. L'Italia ha una tradizione molto... L'Italia da questo punto di vista è sempre stata molto presente. L'ISPRA in particolare ha due imbarcazioni, la Stre e la Ligea, con cui effettuiamo questi monitoraggi, ed ha anche una rete di boe fisse che stiamo ampliando ulteriormente per il monitoraggio del moto ondoso. Le boe di cui parliamo naturalmente
non sono le boe a cui siamo abituati quando andiamo a farci il bagno al mare, ma sono delle boe che hanno un diametro di 2 metri, alte 2 metri, e sono ancorate sul fondo del mare mediante cavi d'acciaio e altri strumenti. Però sono essenziali per avere contezza di quello che è il moto ondoso e questo monitoraggio. Poi ci sono tutte le imbarcazioni delle agenzie regionali e anche degli istituti di ricerca. Da questo punto di vista dobbiamo ampliare questa flotta ed è uno degli investimenti che abbiamo previsto anche nel recovery plan. Grazie Giordano, complimenti, che invidia per il tuo lavoro, questo te lo posso dire, guarda, te lo dico apertamente, grazie mille, grazie. Buon lavoro. Adesso do il benvenuto a Roberto Giangreco, Direzione Generale Mare e Coste, Ministero Transizione Ecologica. Giangreco, le sottopongo questi piccoli esempi. Cambiamento climatico, inquinamento, mare in litter, pesca eccessiva e specie aliene. È possibile cercare di fronteggiare tutte queste pressioni che minacciano i nostri mari? Bella domanda. Intanto buonasera a tutti e grazie. E grazie per questa domanda che ci consente di introdurre un tema molto importante. Non solo è possibile, ma è una cosa che dobbiamo assolutamente fare. Il mare è essenziale per la sopravvivenza del pianeta, ma in particolare per la sopravvivenza della nostra specie. Le pressioni che hai elencato sono quelle che, nell'ambito di un contesto sempre più aggravato dal cambiamento climatico che sugli oceani impatta in maniera molto pesante, dobbiamo in qualche modo cercare di fronteggiare e governare. Lo strumento fondamentale di cui stiamo già parlando per certi versi è il cambio di paradigma che dobbiamo attuare nei confronti del mare e del rapporto che l'uomo ha col mare. Questo cambio di paradigma si attua attraverso l'approccio ecosistemico, cioè un approccio completamente diverso, che non vede più le attività che l'uomo compie sul mare o sotto la superficie del mare come qualcosa di distinto e separato dalla conservazione, ma è un approccio complessivo che fa sì che tutte le attività devono essere in qualche modo condotte per garantire la sostenibilità nel lungo periodo. La sostenibilità, ovvero sia anche i diritti delle generazioni future, cioè i nostri figli devono godere degli stessi servizi che il mare offre, i servizi cosiddetti ecosistemici, senza che noi andiamo invece a intaccare quello che è il patrimonio. In pratica noi definiamo quelli che possono essere degli obiettivi di qualità che il nostro mare deve avere, quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità, e poi andiamo a vedere se quello che stiamo facendo, se le norme che noi mettiamo in campo sono sufficienti o meno per poter raggiungere questi obiettivi. Quello che stiamo vivendo in questo momento, la strategia marina ha dei cicli di 6 anni. E quello che stiamo facendo quest'anno è proprio capire, fare questa cosiddetta gap analysis, cioè capire se quello che facciamo va bene, è sufficiente, se questo è sufficiente o possiamo ancora migliorare, perché il buono stato ambientale è qualcosa che cresce anche con noi. Più raggiungiamo obiettivi, più ce ne poniamo altri più ambiziosi. Capire quindi cosa possiamo effettivamente mettere in campo per far ulteriormente migliorare la qualità dei nostri mari e per ulteriormente garantire la sostenibilità di quello che noi facciamo in mare. La sostenibilità della pesca, la sostenibilità anche di tutte le attività che in qualche modo vanno a toccare il mare. Questo è un processo che sta partendo, è partito da poco, stiamo facendo la gap analysis e che vedrà poi una forte partecipazione. L'intenzione del Ministero è di coinvolgere non solo tutte le amministrazioni, le regioni che sono naturalmente competenti poi nell'attuazione delle politiche, ma anche gli stakeholders, anche il pubblico. Mi dice quali sono le misure che sono state messe in atto per contrastare, l'ha già citato prima, il problema dei rifiuti marini? Ecco, questo è un tema che oltretutto è anche generale, nel senso, da un lato ci sono le misure che vengono messe in campo da parte dell'amministrazione, da parte dello Stato, dall'altro poi una forte richiesta di impegno viene domandata anche ai cittadini.
le misure, perché soprattutto nel campo del marine litter, parliamoci chiaramente, tutto quello che noi troviamo sulle spiagge, tutto quello che noi troviamo sui fondali marini, sostanzialmente è frutto di una gestione errata, di una gestione volontariamente, parliamo di comportamenti quindi assolutamente inaccettabili, come il gettare rifiuti fuori bordo se stai in barca, o lasciarli sulle spiagge, o anche semplicemente la cicca o il pezzettino di plastica lasciato cadere a terra in città, perché poi tutto finisce in mare alla fine. Quindi abbiamo da un lato la chiamata forte ad avere comportamenti responsabili per il marine litter e per tutte le altre cose, dall'altro le misure che sono state al momento adottate, che sono misure anche abbastanza significative. Andiamo dalla sensibilizzazione, quindi il discorso che facevo adesso, a lavorare per creare una filiera per consentire il recupero, il conferimento da parte dei pescatori dei rifiuti che vengono accidentalmente pescati e che tappezzano e costellano i nostri fondali marini, a una filiera per la riconversione, il riciclaggio degli attrezzi da pesca, e a misure che sono state già operative, su cui l'Italia si è contraddistinta tra i primi, che sono legate anche grazie alle forti battaglie condotte dalle associazioni ambientaliste. Qui abbiamo Mare Vivo, che da questo punto di vista si è battuto molto, la messa al bando per esempio delle microplastiche dei cosmetici, l'eliminazione dell'utilizzo dei cotton fioc in plastica e cose di questo genere. Quindi un insieme di misure che si andavano ad aggiungere a quelle che poi sono le misure di per sé già previste dal nostro ordinamento e che noi abbiamo intenzione di migliorare ancora nelle nuove misure del prossimo ciclo. Senta Gian Greco, il Ministero dell'Ambiente ha cambiato nome. Transizione ecologica, riferita all'ambiente ma soprattutto al nostro mare. Cosa significa? Beh, né più né meno che dare al Ministero la funzione di attuare quello che ci siamo appena detti. Cioè, transizione ecologica è, come dicevo prima, il vero e proprio cambio di paradigma, far sì che le attività vengano gestite in maniera sostenibile, e quindi il Ministero raduna in sé poi quelle che sono competenze sia nell'ambito dell'attuazione di politiche collegate all'energia, eccetera, ma anche coniugandole al massimo livello con le politiche di sostenibilità ambientale e di tutela ambientale. Quindi è una sfida importante, il Ministero nasce con un compito veramente cruciale per quello che riguarda il nostro futuro. Per il mare questo discorso è ancora più accentuato e parte proprio dalla declinazione, dall'attuazione di questa direttiva quadro sulla strategia marina, che in combinazione con altri strumenti ci dovrà garantire un futuro per il nostro mare, che poi vuol dire un futuro per noi stessi. Grazie Gian Greco, buon lavoro, grazie ancora di essere intervenuto, di essere stato con noi. Buonasera. Buonasera. Abbiamo sentito più volte parlare di cambiamento, di futuro, appunto di transizione ecologica. Chi però più dei nostri giovani rappresenta appunto quello che sarà il nostro futuro, ma soprattutto i ragazzi di oggi, come si approcciano e che cosa si chiedono rispetto a quelle che sono le problematiche dei nostri mari e appunto dei nostri oceani? Lo abbiamo chiesto a dei ragazzi del liceo scientifico di Chioggia che stanno partecipando a un progetto appunto di alternanza scuola-lavoro proprio con ISPRA. Ascoltiamoli. So che il Ministero dell'Ambiente ha cambiato nome e vorrei sapere cosa significa transizione ecologica riferito all'ambiente e soprattutto al nostro mare. E volevo sapere se in tutta Italia sono presenti altre aree marine che tutelano la biodiversità del mare e se nel futuro sarà necessario ampliarle e per tutelare appunto la biodiversità del mare. Buongiorno, vorrei sapere se ci sono dei modi per contrastare le specie aliene e soprattutto se siamo ancora in tempo per farlo. Salve, vorrei sapere se il problema della pesca intensiva può creare un problema per l'ecosistema marino e esistono dei metodi per impedirlo. Oggi in un'ora e mezza, nonostante le spiagge fossero già state ripulite, abbiamo recuperato 30 kg di plastica
E quali sono le misure che sono state messe in atto per contrastare questo problema? La biodiversità, possiamo fare questa similitudine, è una macchina meravigliosa, perfetta, composta da tantissimi ingranaggi, piccolissime rotelline, che però tutte, fino all'ultima, la più piccola in assoluto, devono funzionare alla perfezione. Se no, c'è qualcosa che non va. Quanto è importante per l'umanità, questa è una domanda veramente da un milione di dollari, la biodiversità, l'integrità di una biodiversità? Lo chiedo a Leonardo Tunesi, buonasera, benvenuto, biologo marino e dirigente di ricerca ISPRA. Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Come la salvaguardiamo, Tunesi? Le cause che provocano la perdita di biodiversità in mare sono di origine umana e sono dovute al sovrasfruttamento delle risorse biologiche, alle sostanze introdotte nell'atmosfera, all'inquinamento e alle alterazioni fisiche dell'ambiente costiero. Per garantire il funzionamento dell'ecosistema marino, già nel 1982 il nostro paese si è dotato di una legge per la difesa del mare che prevede l'introduzione di un sistema di riserve marine, oggi chiamate aree marine protette, per difendere le realtà più importanti lungo le coste italiane. Oggi in Italia ci sono 31 aree marine protette già istituite rispetto alle oltre 50 previste dalla normativa nazionale, accompagnate da una rete di siti Natura 2000 istituiti sia in aree costiere che in mare, come il sito delle Tenue di cui hanno parlato i ragazzi di Chioggia, aree protette sulla base di quanto indicato dalle direttive europee Habitat e Uccelli. Tornando alle aree marine protette, la legge italiana prevede che siano opportunamente perimetrate ed ospitino al loro interno zone soggette a diverso grado di tutela. Nelle aree marine protette italiane sono quindi presenti diversi livelli di zonazione, dalla zona A di riserva integrale alla zona BS o speciale, di speciale, dove è consentito l'accesso a meditata ogni forma di prelievo, in modo di consentire ai visitatori di vedere con i propri occhi gli effetti estremamente positivi della protezione sugli ambienti marini e sui popolamenti ittici. A queste tipologie di zone seguono la zona B, dove la regolamentazione dell'ente gestore è vincolante, la zona C, che presenta un'ulteriore riduzione delle restrizioni, e in alcuni casi possono essere presenti anche dei livelli D che funzionano un po' come buffer zone. E questo tipo di approccio standardizzato, applicato a scala nazionale, consente a tutti di sapere rapidamente l'insieme delle attività consentite e nel contempo, favorisce la fruizione degli ambienti protetti e l'uso sostenibile delle risorse marine. E nelle aree marine protette particolare attenzione è posta nei confronti della pesca artigianale, che qui è consentita solo ai pescatori professionisti locali, che possono così gestire con maggiore efficacia le loro attività di prelievo, potendo pescare nei momenti migliori ed evitando la pesca di esemplari sotto taglia e evitando soprattutto così il sovrasfruttamento delle risorse biologiche dovute alle attività di pesca non correttamente gestite, come può accadere fuori dalle aree marine protette, dove l'attività di prelievo, consentita a tutti coloro i quali dispongono della licenza professionale di pesca, può portare a situazioni di sovrappesca a causa dell'eccessiva concorrenza tra i pescatori. L'Italia dispone di un'importante rete di aree marine protette nazionali e di numerosissime aree protette afferenti alla rete europea Natura 2000, la maggioranza delle quali però è costiera. La nuova strategia europea per la biodiversità per il 2030 impegna tutti i paesi europei a proteggere per quell'anno, per il 2030, il 30% delle superfici marine, e indicando inoltre come almeno il 10% di queste superfici dovranno essere incluse in misure di soluzioni gestionali nelle attività umane, selezionate perché in grado di contribuire efficacemente alla salvaguardia dell'ambiente marino. Per favorire questo processo, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha definito una nuova realtà, ovvero le altre efficaci misure di conservazione su base spaziale. E questo nuovo strumento si va a affiancare alle aree marine protette e prevede così di designare aree da gestire per l'effettiva conservazione in situ della biodiversità. Quindi attualmente siamo chiamati a pianificare un nuovo sistema di aree protette marine che, considerando sia quelle strettamente protette e le altre efficaci misure di conservazione su base spaziale, per il 2030 facciano sì che un terzo dei nostri mari sia adeguatamente tutelato, permettendo la salvaguardia degli elementi chiavi della biodiversità marina. Grazie mille Tunesi, grazie del suo intervento, di essere stato con noi. Buon lavoro, buonasera.
Voglio adesso spostare l'attenzione su quello che abbiamo già ascoltato anche in una delle domande dei ragazzi del liceo di Chioggia sulle specie aliene, che già questa è una cosa che un pochino ci spaventa, ma molto spesso ci affascina. Forse sono proprio queste specie aliene che sono quelle che poi vediamo nei documentari, oppure fatemi fare anche il tifo per me in qualche programma televisivo. Però sono un problema. Come arrivano queste specie aliene nei nostri mari? Da dove vengono? Lo chiedo a Luca Castriota, ricercatore ISPRA. Benvenuto, Luca. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, le specie aliene arrivano attraverso le attività antropiche. Sono infatti quegli organismi che vengono introdotti, sia animali che vegetali, che vengono introdotti al di fuori del proprio naturale areale di distribuzione. Se pensiamo alla costruzione del canale di Suez, che è stato quel canale che ha messo in comunicazione il Mar Rosso con il Mediterraneo per permettere l'agevolazione dei traffici marittimi, ecco, quell'apertura ha dato luogo all'ingresso di numerose specie provenienti dal Mar Rosso che prima non erano presenti in Mediterraneo e che ora si sono adattate all'ambiente mediterraneo e hanno anche soppiantato alcune specie autoctone. Inoltre, oltre alla costruzione di canali artificiali, dobbiamo menzionare i traffici marittimi, assolutamente, perché se pensiamo che le navi caricano acque di zavorra dai porti di partenza quando viaggiano a carico vuoto e le scaricano poi nei porti di arrivo o nelle vicinanze dei porti, quindi scaricando tutti gli organismi che sono stati introdotti quando le acque sono state prese, ecco, questo naturalmente introduce un altro elemento degli organismi incrostanti sulle chiglie, ad esempio il cosiddetto fouling, quindi che una volta che la nave è in porto e possono sì, essere liberate e colonizzare il nuovo ambiente. E poi vi sono anche delle specie che scappano da ambienti confinati, come ad esempio gli acquari, o che vengono rilasciate volontariamente, ad esempio il caso della caula erpata, Taxifolia, l'alga killer, che tanti anni fa ha fatto scalpore per la sua invasione in Mediterraneo dall'acquario di Monaco. Ma ci dobbiamo preoccupare, sono pericolose, perché come le dicevo, noi spesso restiamo anche nelle immagini che vediamo anche affascinati, perché sono mi passi il termine Castriota, degli esserini favolosi in alcune circostanze, colorati, sono meravigliosi, ci fanno sognare, appunto sono alieni per noi. Ma quanto possiamo, come dire, stare tranquilli? Allora, c'è un duplice aspetto che riguarda le specie aliene. Alcune specie possono essere pericolose perché, ad esempio, tossiche al consumo, come il caso del pesce palla maculato, che è un pesce entrato dal Mar Rosso, e questo pesce ha una tossina nelle sue carni, e se vengono mangiate le sue carni può portare addirittura ad esiti letali, quindi è un pesce che deve essere conosciuto per poterlo evitare, per poter evitare che venga introdotto nei mercati e che venga venduto come carne commestibile, cosa che non è. Oppure vi sono specie che possono essere velenose al contatto, ad esempio il famoso pesce scorpione o il pesce pietra, che sono due pesci che hanno delle ghiandole velenifere che provocano dolori lancinanti, in alcuni casi anche la morte, quindi anche in questo caso è bene conoscerle. Un altro pericolo che viene portato dalle specie aliene riguarda l'economia. L'economia, ad esempio, l'invasione di specie tossiche o velenose può indurre i turisti a cambiare meta e quindi portando gravi danni al luogo dove è avvenuta l'invasione, quindi che risentirà di minor turismo. Questo è un altro elemento che può danneggiare, diciamo. E poi c'è l'interferenza con le attività antropiche, ad esempio con le attività di pesca. C'è il caso del granchio blu, che è diventata una specie molto invasiva. Questo granchio
taglia le reti dei pescatori, quindi produce un danno economico alle attività di pesca, anche se poi dall'altro lato è una specie molto apprezzata economicamente perché ha delle carni gustosissime, quindi e viene venduta anche ad alto prezzo sul mercato. Quindi il duplice aspetto è anche questo, perché riguarda sia il lato dannoso delle specie aliene e sia anche quello vantaggioso in alcuni casi. Senta, è possibile eliminarle oppure, tra virgolette, siamo ormai, come dire, in una condizione di doverle sopportare e quindi tutelarci sempre più? Allora, in ambiente marino distruggere le specie aliene è una missione impossibile, diciamo improbabile, ma io direi anche impossibile, perché le specie quando arrivano nei nostri mari non vengono identificate immediatamente, hanno bisogno di un certo tempo per sviluppare delle popolazioni stabili e quindi poi da quel momento in poi diventano invasive, possono diventare invasive e quindi dare luogo a popolazioni preoccupanti. Ecco, per questo motivo è indispensabile in mare identificarle subito, prima possibile. E per fare questo, quindi, che è poi quello che sta facendo in parte la strategia marina, è importante monitorare le aree di hotspot, cioè quelle aree dove è più probabile che le specie aliene vengano dai porti e degli impianti di acquacoltura, visto che quelle sono le due attività che maggiormente contribuiscono all'introduzione delle specie aliene nei nostri mari. Grazie Castriota, buon lavoro anche a lei. Do la parola adesso e il benvenuto a Sasha Rajcevic, biologo marino e ricercatore ISPRA. Perché le chiedo, Rajcevic, molti recenti documentari puntano il dito contro l'attività della pesca per il suo impatto sulle biodiversità. Ma qual è la situazione nei nostri mari? La pesca può essere veramente sostenibile? Molte domande. Allora, intanto, buon pomeriggio, ben trovati. Sicuramente c'è molta attenzione sul tema della pesca e della sua sostenibilità nella duplice accezione. Da un lato l'impatto sulle risorse commerciali e dall'altro l'impatto sulla biodiversità marina. E va vista probabilmente sul doppio binario questo tipo di tema. A livello mediterraneo siamo consci del fatto che siamo distanti da una sostenibilità sia in termini di prelievo delle risorse che di impatto sulla biodiversità. Basti pensare che il 75% degli stock del Mediterraneo sono sovrasfruttati, cioè applichiamo un prelievo che è molto superiore a quello che può permettere uno sfruttamento ottimale. Questo tipo di notizia non è una notizia positiva, però se lo guardiamo in termini di trend e di evoluzione, scopriamo che 6 anni fa eravamo all'88%, quindi piano piano con l'impegno di tutti c'è una riduzione, un miglioramento in termini di stato delle risorse. Considerare questa situazione comunque ottimale sarebbe sbagliato, quindi in realtà ci dà un'indicazione del fatto che stiamo proseguendo piano piano verso un miglioramento con uno sforzo collettivo molto molto importante. La pesca ha un impatto sul fondale marino? E poi le chiedo un pochino più nello specifico, riguardo le specie protette, faccio esempio delfini e tartarughe? Allora, sicuramente la pesca ha degli impatti ambientali che possono essere importanti, vanno valutati caso per caso in funzione delle tipologie di attrezzi. Gli attrezzi attivi, quelli trainati, lo strascico, le draghe idrauliche e così via, hanno chiaramente un impatto diretto importante sui fondali marini, sui fondali mobili, e, in funzione della frequenza con cui questo disturbo viene realizzato, della tipologia di attrezzo e come l'attrezzo è anche settato sotto il profilo tecnico, l'impatto può essere maggiore o minore e i tempi di recupero, una volta che cessa il disturbo, possono essere più o meno lunghi.
dipende molto dall'ambiente, quindi alcuni habitat a fondi mobili tutto sommato possono recuperare in tempi relativamente rapidi. In altri casi, quando abbiamo delle specie particolarmente strutturali, avevamo parlato prima anche della posidonia, sulla quale comunque è vietato l'attività di disturbo di pesca a strascico, i tempi di recupero sono più lunghi. E per quello che riguarda le specie vulnerabili, delfini, tartarughe, chiaramente c'è un impatto, è un impatto che non è cercato dai pescatori. Queste sono delle specie accessorie, delle specie catturate accidentalmente durante l'attività di pesca. Allora il tema è evitare che ci sia una cattura, evitare che ci sia un'interazione e ridurre il più possibile la mortalità da pesca associata all'azione di cattura. E questo è un qualcosa che si ottiene con modifiche tecniche. Per una pesca sostenibile è possibile? C'è una chiave tecnologica, quindi modifica degli attrezzi, c'è una chiave comportamentale, evitare l'interazione ad esempio dove ci sono delle aggregazioni riproduttive, dove ci sono degli hotspot di concentrazione di specie vulnerabili, modulare la pesca con regimi spazio-temporali, concedendo l'attività solo in determinate stagioni, e poi c'è una parte di collaborazione diretta con i pescatori che possono fare molto ad esempio quando catturano alcune specie per evitare che queste muoiano trattandole nel modo corretto, ad esempio con le tartarughe, se sono in stato comatoso vanno trattate secondo delle modalità. Se noi insegniamo ai pescatori e troviamo con loro una chiave di collaborazione perché applicano queste pratiche, possiamo trovare un'ulteriore chiave di soluzione ai problemi. Grazie per essere stato con noi, Rajcevic. Grazie. Buon pomeriggio, grazie mille. Prima abbiamo sentito, forse in quella che è stata la domanda che ha fatto più impressione tra i ragazzi dell'Istituto di Chioggia, in cui uno di loro sottolineava che su una spiaggia già pulita avevano raccolto altri 30 kg di plastica. Stiamo parlando di un materiale che, quando è stato inventato, come dire, la sua forza è stata proprio quella della durabilità, la leggerezza. Quindi provate a immaginare quanti possano essere 30 kg di plastica, cioè una bottiglia d'acqua di plastica di 1,5 litri, che magari in casa ancora, ahimè, abbiamo, vuota, pesa pochi grammi. Pensate a 30 kg. Do la parola, benvenuta, a Cecilia Silvestri, biologa marina, ricercatrice ISPRA. Quando potremo dire, Silvestri, che la situazione sta migliorando e magari considerare una spiaggia pulita? Perché spesso noi le spiagge magari le vediamo quando ne fruiamo per per le vacanze, per fare un bagno, che magari diciamo, ah, ma questa spiaggia in fondo è pulita. In realtà anche quella che a noi, con i nostri occhi, sembra pulita, in realtà non lo è tanto. Buonasera Fabio e buonasera a tutti. Sì, diciamo che i ragazzi hanno ragione, le spiagge sono delle piccole discariche. Come facciamo a dire che è pulita? Recentemente la Commissione europea ha stabilito che una spiaggia è pulita quando camminando non incontriamo più di 20 oggetti su 100 metri lineari. Quindi ci rendiamo conto che il percorso da fare, noi in Italia ne abbiamo stimati più di 400, quindi il percorso da fare è notevole. Non solo, come diceva lei Fabio, la maggior parte della plastica, dei rifiuti, scusate, che troviamo in spiaggia è plastica. Plastica che teniamo in mano magari 5 minuti, un'ora, monouso, e quindi poi ce la ritroviamo per tantissimi anni. Ebbene, l'Italia, quindi più del 60% di questi rifiuti sono costituiti da questa plastica monouso, eppure l'Italia sta facendo tantissimo, come è stato anche detto precedentemente. Già dal 2018 siamo stati i primi a bandire le buste di plastica all'interno dei supermercati, ricorderete tutti il grande dramma con la sostituzione di queste buste biodegradabili, e adesso invece abbiamo solo quelli biodegradabili, e stiamo tra l'altro recependo
proprio in questi ultimi mesi la direttiva per il bando della plastica monouso, e quindi molti degli oggetti che noi siamo abituati a utilizzare sarà biodegradabile. Non solo, ma entro il 2030 ogni paese dovrà garantire che in una bottiglia di plastica ci dovrà essere almeno il 30% del contenuto riciclato. Quindi stiamo facendo veramente dei passi enormi in avanti. C'è un altro dato allarmante, Silvestri, che insomma mi duole dirlo, ma è importante sottolineare per porre l'attenzione su questo tema, appunto, su questo veleno che è la plastica e che contamina i nostri mari e oceani. È vero che più del 70% dei rifiuti marini si deposita sul fondo e la maggior parte è plastica? Sì, purtroppo è vero, i nostri fondali sono pieni di rifiuti, anche perché i rifiuti che poi a un certo punto galleggiano o vengono spiaggiati o arrivano in fondo. E da alcuni studi fatti da ISPRA, dai programmi di monitoraggio grazie alla strategia marina, noi abbiamo delle aree anche in Adriatico, per esempio, in cui si contano più di 300 oggetti su chilometro quadrato e l'80% è plastica. Quindi sì, effettivamente la situazione è molto grave. Però chi è che ci viene incontro in questo? Allora, nelle spiagge noi riusciamo a pulirle, mentre invece, certo, i fondali sono un po' più difficili, e qui ci vengono incontro i pescatori. Devo dire che tramite una serie di progetti e collaborazioni i pescatori sono virtuosissimi, hanno una sensibilità incredibile, e da alcuni progetti fatti con loro, che ISPRA ha fatto con loro, abbiamo visto per esempio che a Chioggia un pescatore all'anno portava 8 tonnellate di rifiuti, e facendo un rapporto 100 kg di pesce, 9 kg di rifiuti. Quindi potete capire quanto è impattante questa situazione. Però adesso, per fortuna, stiamo ricevendo una direttiva che riesce in qualche modo a fare in modo che i porti si adeguino e possano avere dei sistemi di raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dalle navi e dai pescatori, e quindi in questo i pescatori adesso hanno uno strumento, perché fino ad oggi il problema dei pescatori era dove metto questo rifiuto, certo, una volta che arriva a terra. Invece adesso abbiamo, per fortuna, grazie al fatto che la strategia marina poi con queste misure così forti sta migliorando il sistema, adesso avremo un grandissimo aiuto dai pescatori in questo, e quindi potremo recuperare molta dei rifiuti che abbiamo in mare. Ovviamente tutti questi rifiuti in mare creano problemi a organismi marini. Penso su tutti, diciamo, ovviamente ad animali più grandi, di cui il simbolo è sicuramente la caretta, che spesso la tartaruga, che abbiamo visto diversi esemplari in documentari, immagini, insomma, che raccontano la vita del mare e degli oceani in condizioni, me lo lasci dire, pietose, veramente allarmanti. Abbiamo visto anche immagini in famosissimi documentari, diciamo, di fama internazionale, di balene, capodogli che, ahimè, hanno perso la vita, e nei loro stomaci sono dei rifiuti. Sì, purtroppo la situazione è abbastanza drammatica. Ovviamente noi sull'impatto dei rifiuti negli organismi marini dobbiamo ancora imparare tanto, però cominciamo ad avere qualche dato e qualche informazione. E come diceva lei, Fabio, sì, la tartaruga marina è una delle più impattate da alcuni studi fatti da progetti di ricerca e anche dai monitoraggi grazie alla strategia marina. Abbiamo visto che più del 63% delle tartarughe ingerisce plastica, e non solo, da altri studi noi abbiamo visto che ci sono anche i pesci che purtroppo ingeriscono microplastiche, non particelle, perché la plastica purtroppo si degrada, quindi diventa più piccola e viene ingerita dai pesci. Più del 50% di pesci ingerisce plastica. Abbiamo addirittura visto che squali in profondità, quindi a notevole profondità,
più del 70% degli esemplari che avevamo analizzato ingeriva plastica, quindi il problema effettivamente è molto sentito perché la plastica entra nella rete trofica. E poi, per non parlare, parlavamo prima anche del problema della pesca, l'abbandono accidentale o voluto spesso anche delle reti crea dei problemi a tutti quegli organismi bentonici che vivono anche in profondità, che noi chiamiamo le foreste di animali, gorgoni, coralli, che sono arborescenti, quindi sono molto delicate a un impatto di una rete. E da alcuni studi abbiamo visto purtroppo che più del 40% degli organismi impattati dai rifiuti marini sono cnidari, quindi gorgonie e coralli. Però cosa si può fare anche qui? Innanzitutto stiamo cercando di promuovere a livello internazionale, anche noi come Italia, la marcatura delle reti in maniera tale da risalire al proprietario. E inoltre, come diceva, è stato detto anche prima da Gian Greco del Ministero della Transizione Ecologica, una grandissima misura che si sta effettuando è quella di poter recuperare le reti dismesse da parte dei pescatori e riciclarle. E quindi anche in questo senso stiamo facendo notevoli passi di miglioramento. Si è tornati, questi per la mia piccolissima esperienza personale, in alcuni casi, magari ecco nella piccola pesca, anche ad avere delle reti come si facevano una volta, cioè con materiali ecologici. Certo. Assolutamente sì. Diciamo che in questo momento le nuove sfide sono proprio questo, cambiare anche la composizione delle reti. Io prima non l'ho detto, ma a parte la plastica, ci sono in spiaggia, per esempio, ci sono in Adriatico sono state trovate le reste, non so se lei conosce, le reste sono quelle calze che vengono utilizzate per l'allevamento di mitili. Ebbene, ci sono alcune aree in Adriatico dove si trovano 100 reste ogni 100 metri, una resta a metro, quindi è un impatto enorme. Quindi l'industria, la tecnologia si sta spostando anche in questo, a poterle o riciclare o utilizzare materiali biodegradabili. Grazie Silvestri. Prego. Buon lavoro. Grazie, in bocca al lupo. Buonasera a tutte. Grazie. Adesso voglio passare a dare la parola diciamo ad altri esempi virtuosi di tutela del mare. E partendo dalla Guardia Costiera, abbiamo con noi, è un piacere ritrovarlo perché spesso ci incontriamo per mare, Cosimo Nicastro. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. La Guardia Costiera lancia una nuova iniziativa che coinvolge tutti i cittadini. Di cosa stiamo parlando, Nicastro? Sì, noi abbiamo fatto delle riflessioni durante il periodo del lockdown e anche nelle fasi successive, quando le restrizioni hanno popolato di meno le coste e soprattutto i nostri mari. Abbiamo assistito a degli avvistamenti inconsueti, avvistamenti in zone dove non era normale avvistare specie marine quali balene, delfini, tartarughe. Proprio spinti da questa attività di osservazione sul territorio, abbiamo voluto sviluppare una funzione di un'app che già era stata lanciata nel 2019, l'app Plastic Free GC, era un'app lanciata in occasione di una campagna promossa per l'allora Ministero dell'Ambiente sulla sensibilizzazione, ne parlavate proprio qualche minuto fa, sulla lotta alla dispersione delle plastiche in mare, soprattutto delle microplastiche. Sulla scorta di queste osservazioni, di questi nuovi avvistamenti, abbiamo voluto sviluppare una funzione di quest'app, denominata appunto Avvistamenti, che consente a chiunque di fotografare con un semplice click qualunque specie marina incontri, dalle balene, delfini, tartarughe, mante, e così georeferenziare l'avvistamento inviando la foto ed alcune informazioni molto semplici che sono facilmente acquisibili attraverso l'app, e mandare queste informazioni qui a Roma presso il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera, da dove verranno condivise, sono già condivise perché già registriamo decine di avvistamenti, con un istituto di ricerca, l'Istituto Tetis, che confronterà i dati per validarli e affinché poi noi possiamo condividerli con tutta la comunità scientifica. È un esperimento che ci sta dando già i primi risultati sotto due profili molto importanti. Innanzitutto perché vengono raccolti, quindi il cittadino partecipa a questo esperimento di
speriamo che lo faccia sempre di più con l'inizio della stagione balneare, ma dall'altro punto di vista è quello di sensibilizzare soprattutto tutti quanti, tutti coloro i quali si dovessero imbattere in una specie marina, e quindi con una sensibilità maggiore, cercando appunto di proseguire quell'attività di prevenzione che noi portiamo avanti da anni, che riteniamo sia la chiave di volta in questo settore, cioè quello di prevenire, educare, sensibilizzare affinché non si debba poi intervenire successivamente con attività dispendiose da parte appunto dello Stato, delle istituzioni che hanno il compito, che hanno come compito la tutela dell'ambiente marino. L'abbiamo già testata in parte in un'attività di cui si è parlato tanto, è quello dell'avvistamento della balena grigia, un raro esemplare che è stato avvistato nei nostri mari, denominata Wally. Il primo avvistamento è avvenuto a Ponza, poi noi l'abbiamo anche seguita in mare attraverso le nostre unità impegnate in attività di monitoraggio ambientale, affinché fosse innanzitutto monitorata ed evitasse di incappare accidentalmente in strumenti di pesca, ma soprattutto anche per tenere a distanza i diportisti che ci rimandavano gli avvistamenti, però per evitare che si avvicinassero troppo. Ricordiamo che questi animali devono essere osservati a una distanza di sicurezza per loro, ovviamente, di almeno 100 metri, affinché non vengano danneggiati fisicamente né disturbati da inquinamento acustico determinato appunto dalla eccessiva vicinanza, certo, delle unità da diporto. Questa balena ha navigato, diciamo, nei nostri mari per circa 800 chilometri da Ponza, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, e poi è entrata nelle acque francesi, adesso è nelle acque spagnole. E cosa abbiamo notato? Un altro esempio di effetto indotto. La gendarmeria francese l'ha seguita nei propri mari, la Guardia Civile l'ha accompagnata nella navigazione nei propri mari, in questo esempio virtuoso che era stato lanciato dall'Italia attraverso la Guardia Costiera, ma anche attraverso la catena degli istituti di ricerca che l'avevano monitorata, e quindi ripetendo questo sistema di cittadini, istituzioni e istituti scientifici tutti concentrati nella protezione di questi esemplari che rappresentano, sono un campanello d'allarme fondamentalmente per la salute dei nostri mari, e quindi un'attività, ecco, virtuosa proprio in questa direzione. Grazie mille, buon lavoro e a presto, grazie al portavoce del Guardia Costiera Cosimo Nicastro, grazie per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Do il benvenuto a Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo. Rosalba, vorrei fare un annuncio più istituzionale, come magari è più diciamo adatto in queste circostanze, ma non possiamo fare finta di conoscerci da anni, quindi so perfettamente che Mare Vivo si sta occupando di progetti dai cambiamenti climatici alla transizione energetica, alla problematica dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Insomma, mi racconti un po' meglio? Ciao, benvenuta. Non ti sento, credo che tu abbia l'audio disattivato. Aspetta, Rosalba. Aspetta, mi senti? Ti sento, mi senti? Benissimo. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Grazie. Intanto, Fabio, grazie moltissimo dell'invito, e ho ascoltato i miei predecessori, veramente tutto molto interessante. Ed è bello che c'è una grande squadra che sta lavorando per il mare. Allora, noi sai che da più di 36 anni andiamo a pulire le spiagge, grazie a Dio all'inizio eravamo da soli, mi chiamavano la casalinga del mare, la maringa, perché andavo a pulire dalle plastiche che erano, dicevano, solo brutte, e invece purtroppo ho sentito tutto quello che mi ha preceduto, ma la cosa ancora più grave è che la plastica è stata trovata nella placenta delle donne, quindi non soltanto nelle tartarughe, gli animali, ma insomma nell'uomo. Quindi questo è veramente gravissimo. E noi abbiamo cominciato adesso quest'anno una delle ennesime campagne che proprio adotta una spiaggia
dove chiediamo a tutti quanti di occuparsi di una spiaggia, di darci un sostegno, perché noi possiamo con i nostri volontari andare in più spiagge possibile, che non è soltanto pulire, ma vuol dire è un ecosistema che va difeso. Però consentimi di dire qual è la cosa più importante che dobbiamo fare, almeno nel nostro paese. Noi dobbiamo creare una cabina di regia, una consulta del mare, perché tutte le istanze che prima erano raggruppate nel Ministero della Marina Mercantile e che aveva concentrato la pesca, il trasporto, la difesa, tutto era nella Marina Mercantile, il Ministero del Mare. E quando è stato chiuso nel 1993, questi temi sono stati suddivisi su 7 ministeri e quindi una politica integrata, vera, completa non c'è più nel nostro paese. Noi l'abbiamo chiesto, pochi giorni fa abbiamo incontrato il ministro della transizione ecologica e gli abbiamo proprio chiesto all'interno del CITE, che è questo comitato interministeriale alla presidenza del Consiglio, possa essere inserita una consulta del mare. Perché noi abbiamo sentito i ricercatori, abbiamo sentito la Guardia Costiera, abbiamo sentito le associazioni ambientaliste, ma ognuno lavora un po' distaccato dall'altro, quindi questa è una cosa estremamente importante. Perché se vogliamo parlare della transizione ecologica, noi pensiamo, sì, la transizione ecologica, pensiamo subito alla transizione energetica, quindi dobbiamo cambiare energia sicuramente, dobbiamo andare verso una economia circolare, quindi il discorso dei rifiuti, è fondamentale che partiamo dalla testa, non alla fine di dover andare a raccogliere sulle spiagge, ma sott'acqua. Noi andiamo con i nostri subacquei, con la nostra divisione subacquea, andiamo a togliere reti in quantità, batterie e quant'altro. Ecco, noi dobbiamo partire a monte, quindi sull'economia circolare, e abbiamo ascoltato questa direttiva europea delle plastiche monouso. Ci sono tante iniziative anche internazionali importanti. Noi siamo riusciti a far inserire i bicchieri nella direttiva europea nel ricepimento italiano. Pensate che i bicchieri non c'erano, e invece l'Italia ha fatto un passo avanti, ha inserito i bicchieri e noi ne consumiamo da 16 a 20 milioni al giorno di bicchieri monouso. Quindi sono tante cose che vanno avanti con le leggi, ma moltissimo. Ci vuole la sensibilizzazione delle persone che capiscono che non si deve buttare nulla a mare. Però non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che la transizione ecologica passa anche attraverso la transizione alimentare. Noi continuiamo a mangiare animali selvaggi presi dal mare, non ci fanno bene perché non parlano e quindi sono animali che creano meno empatia, no, dell'uomo verso questi animali che invece sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema marino. Ma continuiamo a mangiare, facciamo questi allevamenti intensivi che sono altamente dannosi. Quindi diciamo che noi dobbiamo pensare a questa transizione ecologica su tre fronti importanti. Sicuramente cambiare l'energia, sicuramente pensare a un'economia circolare, quindi tutto quello che si produce deve essere riciclato, non ci deve essere più rifiuti. E poi questa qui sicuramente dove io mi batto tantissimo è questa alimentare. E questa alimentare che è fatto appunto di pesca, una pesca che se è fatta una pesca artigianale è accettabile, ma purtroppo questa pesca è diventata un overfishing non solo nel Mediterraneo, ma in tutto il pianeta. Quindi il mare è sotto attacco dovunque. Io credo che sul discorso dei rifiuti che appunto tu nominavi, ci sono tante cose da fare. Abbiamo sentito parlare appunto dei pescatori che possono raccogliere, è una legge da salvamare che da 2 anni stiamo portando avanti, non si riesce a chiudere. Speriamo che adesso dopo col nuovo governo che ci sia un po' più di tranquillità questa legge venga portata a termine, dove ci sono parecchi emendamenti, dove ci sta per esempio un'azione che si può fare in tutti i fiumi d'Italia, in tutti i rivoli, cioè mettere alla foce dei fiumi un sistema di raccolta in modo che questo materiale, vi ricordo che l'80% della plastica che troviamo nel mare arriva dai fiumi, che prima erano le grandi arterie del pianeta, no? Le grandi arterie che trasportavano la vita, il sedimento, sono diventati invece trasportatori di morte, perché raccolgono i rifiuti della nostra società e li portano nel mare. Nel momento che sono arrivati nel mare,
è difficilissimo riprendere, difficilissimo, come ha detto. Per pescare quel pesce cosa si è fatto? Quindi sicuramente la pesca artigianale, la pesca di tradizione che noi abbiamo nel nostro paese è una pesca che era in sintonia. La pesca invece eccessiva, la pesca industriale, quella che arriva con le navi fattoria che vendono tutto e l'80% viene ributtato a mare perché non è pesce di valore commerciale, capite bene che così non si può andare avanti. Noi Mare Vivo ce la stiamo mettendo tutta da 36 anni, però abbiamo bisogno del lavoro e dell'aiuto. Grazie Rosaria, grazie mille. Grazie Rosalba, scusami. Vorrei chiudere questi interventi di esempi virtuosi di tutela del mare con il direttore tecnico di Castalia, Lorenzo Barone. Benvenuto. In che cosa Castalia, per conto del Ministero della Transizione Ecologica, è impegnato in difesa e nella tutela del nostro mare? Se non sbaglio, mi scusi, Barone, mi corregga, tra l'altro Castalia raggruppa 35 aziende specializzate nelle attività marittime. 35 consorziati, salve a tutti, consorziati, principali consorziati che ci sono in Italia che si occupano di altre attività, però da oltre 30 anni si sono uniti in questo consorzio e sono riusciti a mantenere nel Mediterraneo una posizione predominante per quanto riguarda la salvaguardia del mare. L'ultima convenzione che è iniziata con il Ministero dell'Ambiente il 23 di novembre firmata, il 23 di dicembre operativa, con un contratto di 2 anni più 2 anni, sono previste 32 unità di classe altura e costiera e di cui di queste 32, 19 effettuano anche un pattugliamento su aree sensibili, quindi un pattugliamento che di salvaguardia e contestualmente anche di intervento perché tutti i rifiuti galleggianti, principalmente quindi rifiuti di vengono recuperati per poi recupero. Cioè, da dire che oltre all'intervento. Direttore, mi scusi se la interrompo, se intervengo un secondo soltanto. Abbiamo dei piccoli problemi di connessione con lei, a volte la sentiamo a tratti e le chiedo anche la cortesia. Sì, molto bene, grazie mille. Le chiedo anche la cortesia se possibile. Il video, ma magari forse senza il video. No, il video ci serve in modo tale che la vediamo. Le chiedo cortesemente se può stare leggermente più vicino anche al microfono. Riproviamo. Allora mi metto più vicino al microfono, mi collego un'altra linea, magari il segnale è buono o al momento mi sentite? Sì, molto bene, direttore. Perfetto, quindi stavo dicendo che di queste unità una parte, 19 che sono unità costiere, effettuano dei pattugliamenti che quasi giornalieri perché durante il periodo estivo sono 6 pattugliamenti a settimana, pattugliamenti che possono prevedere delle differenti rotte verso delle aree sensibili, spesso anche verso aree marine, e durante questi pattugliamenti vengono recuperati tutti quanti i rifiuti galleggianti che vengono incontrati su queste rotte. È prevista anche un'unità di caratteristiche inferiore, unità minore, all'interno della foce del fiume Tevere, in corrispondenza della foce a Fiumicino, che è anche questa dedicata al recupero dei rifiuti galleggianti e nella realtà sta portando a degli ottimi riscontri, purtroppo nel senso che i fiumi, gli studi che sono stati redatti dalla Commissione Europea che hanno dato evidenza che l'80% del rifiuto plastico che raggiunge i nostri mari proviene dai fiumi, nel nostro caso sta avendo un riscontro perché le quantità di rifiuti che si stanno recuperando sul fiume Tevere sono quantità realmente elevate. Grazie Lorenzo Barone, buon lavoro, direttore tecnico Castalia. Adesso, per concludere questa splendida giornata in cui ci siamo riuniti
ripetiamolo, domani 8 giugno, giornata mondiale degli oceani. Non posso che non lasciare la parola al direttore dell'ISPRA, Alessandro Bratti. Buon pomeriggio, benvenuto direttore. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Quali sono i risultati più salienti del precedente ciclo di monitoraggio della strategia marina? Considerando i principali macrodescrittori, inizierei dal tema delle specie non indigene, detto anche specie aliene, che è un tema molto collegato ai cambiamenti climatici. In realtà abbiamo identificato oltre una buona parte di queste, ha stabilito ormai, sono diventate stanziali anche lungo le nostre coste. Le aree, diciamo, di maggior criticità sono gli impianti di acquacoltura, ma soprattutto i porti, soprattutto in quelle aree dove navi che provengono da zone geografiche diverse poi scaricano le loro acque. Questo ha costituito e costituisce sicuramente un problema. Per quanto riguarda gli stock ittici, la pesca, volendo verificare la qualità, diciamo, da un punto di vista ambientale, il dato non è proprio fantastico, soprattutto se si guarda il mare Adriatico, perché rispetto ai criteri che sono stati dati, quasi più del 50% degli stock sono al di fuori dei limiti biologicamente sicuri. Abbiamo dei superamenti, se prendiamo in considerazione i principali contaminanti, abbiamo concentrazioni di mercurio molto elevate, che nei pesci possono raggiungere a volte anche l'85% di superamenti dei limiti consentiti. Non c'è dubbio che un altro tema di grandissima rilevanza è costituito dai cosiddetti rifiuti marini, sia che questi siano rifiuti spiaggiati, cioè che si trovino lungo le spiagge, dove abbiamo censito oltre 300.000 oggetti tra il 2015 e il 2018, una media di 300-600 oggetti per ogni 100 metri. E c'è un'altra grande questione, è dato sempre dei rifiuti galleggianti che si trovano soprattutto alle foce dei fiumi. Purtroppo non può essere che così, perché il ritrovamento in mare e soprattutto in queste aree di concentrazioni molto elevate di rifiuti, fondamentalmente rifiuti di plastica, ma non solo, sono dovuti spesso anche a una cattiva gestione a terra del ciclo dei rifiuti. E anche sul fondo troviamo poi in alcune situazioni, soprattutto in alcuni casi nella regione Adriatico-Ionica, anche in questo caso abbiamo indicatori che ci dicono che siamo oltre 300 rifiuti per chilometro quadrato, che non sono assolutamente pochi. L'86% è di fatto materiale usa e getta, questo per dire anche qui l'importanza di questa campagna che si sta facendo negli ultimi anni su cercare il più possibile di mettere al bando questa tipologia di prodotti che, oltre a essere, come posso dire, problematici nella gestione a terra, diventano poi anche un rifiuto galleggiante importante. Poi c'è anche un tema legato ovviamente alle microplastiche, su cui dirò qualcosa successivamente. Ecco, la cosa che voglio dire importante è questa attività che stiamo facendo con i pescatori, che sta sotto la dicitura Fishing for Litter, perché abbiamo fatto attraverso alcuni progetti di carattere sperimentale di ricerca insieme ai pescatori una serie di operazioni molto interessanti. Abbiamo, purtroppo si rinvengono tra questi rifiuti, soprattutto sul fondo, spesso delle reti anche della mitticoltura. E dicevo, con questi pescatori, soprattutto a Chioggia, abbiamo fatto un lavoro in grande simbiosi e sinergia, addirittura si è arrivati a raccogliere circa 8 tonnellate di rifiuti in un anno, ovvero 9 kg per 100 kg di pesce circa. Quindi anche questo un indicatore è molto importante, soprattutto importante la collaborazione che abbiamo con il mondo della pesca, perché lo stesso mondo della pesca ovviamente è interessato al fatto che l'ambiente sia il più possibile non contaminato.
Sui microrifiuti, anche qui parliamo invece di microplastiche, intendendo quelle plastiche al di sotto dei 5 mm, abbiamo rinvenuto nelle nostre analisi circa 150.000 microparticelle per chilometro quadrato. Non sono poche, non siamo sicuramente a livello dei grandi oceani asiatici, ma sono sicuramente dei dati da tenere in grandissima in considerazione. In questo caso abbiamo poi ritrovato queste microplastiche all'interno di, per esempio, degli squali in profondità in un campione di 96 esemplari pescati, nelle boghe provenienti dal Lazio e anche all'interno delle tartarughe marine, dove su 1046 tartarughe analizzate, 458 vive e 948 morte, il 63% presentava plastica ingerita. Questo per dire che il tema è veramente importante per la minaccia, diciamo, di queste specie. Così come la minaccia c'è anche nei confronti di gorgoni e coralli, perché le reti, soprattutto abbandonate, creano dei problemi allo sviluppo e alla crescita dei coralli e delle gorgonie. Quindi diciamo una situazione che è piuttosto allarmante, preoccupante, però ci sono dei rimedi, si possono assolutamente mettere in campo, siamo ancora in tempo. Questi sono, dal punto di vista tecnico-scientifici, diciamo, i focus sui quali l'ISPRA sta approfondendo anche quest'anno, no? Assolutamente sì, tra l'altro devo dire stiamo iniziando un nuovo ciclo e oltre al monitoraggio, poi in collaborazione con il Ministero, con il MIT soprattutto, con cui lavoriamo spalla a spalla, è fondamentale poi proporre ovviamente delle misure per contrastare e per migliorare poi questi indicatori, perché poi bisogna che raggiungiamo, così come prevede la direttiva, il cosiddetto buono stato ambientale delle acque. Quindi il nostro lavoro diventa, diciamo, la base fondamentale su cui puoi prendere quelle azioni correttive che con il MIT stiamo cercando di mettere assolutamente in atto. Il quadro rispetto alla prima applicazione della strategia marina oggi è di fatto molto cambiato, perché oggi siamo di fronte a al cosiddetto PNRR, che prevede tutta una serie di azioni. Pensate solo a tutto il tema dello sviluppo di alcune energie rinnovabili a mare, l'eolico per tutti, offshore, certo. Cioè ci sono tutta una serie di nuovi indicazioni, diciamo, che miranti a sviluppare il tema delle energie rinnovabili, l'energia, diciamo, basata sul fossile ha causato problemi di impatto ambientali. Pensate a tutte le piattaforme per l'estrazione di gas naturale, che devono essere costantemente monitorate, che sicuramente hanno un impatto. Anche le nuove tecnologie e le nuove sfide sicuramente un impatto ambientale lo avranno. E di conseguenza è necessario poi mettere in campo parallelamente tutti quegli strumenti per salvaguardare la biodiversità e, come dicevo prima, in questo caso, proprio dalle indicazioni che ci vengono dai piani di monitoraggio, dai primi piani di monitoraggio della strategia marina, abbiamo anche la necessità di implementare queste attività per fare in modo che il nostro mare sia sicuramente una fonte di sviluppo, ma anche uno scrigno di biodiversità che deve essere mantenuto. E il nostro mare, tra l'altro, a differenza degli oceani, che sicuramente hanno una loro biodiversità, ma forse un po' più semplice, il nostro è un mare particolarmente ricco, interessante, di specie, e che ha un suo equilibrio e che va assolutamente mantenuto. Per cui è un tema sicuramente da considerare anche rispetto al futuro sviluppo e all'applicazione del PNRR. Grazie mille, direttore. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Domani, 8 giugno, giornata mondiale degli oceani. Siamo ancora
in tempo. Facciamo del nostro meglio. Grazie.